Oltre ogni mistero e prova della vita troviamo un Dio più grande che ci ispira, ci incoraggia e a volte ci provoca. Ciao, io sono Christian Nani e questo è il podcast Fede Pericolosa. Ci sono miracoli inaccettabili, o perlomeno difficilmente digeribili. Alcuni di essi li definirei terrificanti meraviglie. Due aggettivi che dovrebbero non mancare nei nostri canti di chiesa. Uno di questi è che molti cristiani perseguitati provano una gioia incomprensibile anche nel mezzo della sofferenza. E no, non parlo di sofferenze gestibili, intendo quelle prove al limite dell'umano. Prendete Xu Yongzhe, conosciuto come il Billy Graham della Cina. Una volta affermò quanto segue: fu solo quando mi ficcarono in bocca il pungolo elettrico usato per il bestiame che provai un inconcepibile slancio di gioia e compassione per il mio aguzzino. Dio mi mostrò come quel persecutore era diventato così malvagio. Wow. A pensarci bene, questo è lo spirito di quella stessa persona che, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce. E che proprio da quella croce in punto di morte pregò: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Non è che il dolore diminuisca, e non voglio nemmeno banalizzare e sminuire la realtà dell'agonia. Riporto soltanto le testimonianze di chi l'ha vissuta sulla propria carne, quell'agonia. E ascoltandoli, ciò che rimane è lo sconcertante miracolo per cui la persecuzione più dolorosa porti con sé, a volte, una gioia inspiegabile al perseguitato e una compassione inumana per il persecutore. Decisamente un miracolo inaccettabile.